Pochi soldi. Abbiamo già consumato il nostro budget per queste ferie. In realtà io sono salentina, quindi diciamo che gioco in casa, per cui quest'anno di budget insomma se ne parla poco, no? Cioè, c'è un po' di necessità un po' per tutti. Però abbiamo la fortuna di stare in casa, quindi giochiamo, ci godiamo le nostre spiagge, la nostra estate serenamente. A casa a studiare, quindi. Momentaneamente rimaniamo a Bari, poi andiamo in montagna dopo il Ferragosto. Abbiamo sbalzato un certo budget. Una cosa particolare perché andiamo col circolo ufficiali, quindi è un prezzo contenitivo rispetto alle varie spese alte che ci possono essere. Andare in Ferragosto in ferie di questi tempi può essere un vantaggio, ma io non me la sento. Al momento il budget non lo sappiamo, però non prezzi molto alti. Su 600, 700. Cerchiamo ovviamente di stringere e di fare l'essenziale, basta che insomma, ci si rilassa un poco, quello è l'importante. Non abbiamo ancora programmi, penso una giornata al mare con gli amici. Andiamo in crociera, isole greche. Abbiamo trovato comunque un'offerta e quindi abbiamo preso questa decisione. Alle Maldive.